Buongiorno ragazzi, oggi ho un funnel da presentarvi molto particolare, perché molto spesso le persone intendono funnel marketing solo nel settore B2C, quindi per i consumatori, ma quando entriamo nel B2B tutto un po' si complica, nel senso che gli imprenditori fanno un po' più fatica a capirlo. E quando sei nel settore B2B per la vendita di prodotti medicali, beh allora la cosa è ancora più difficile, però Denis Caruso, è stato molto bravo, molto capace nel percepire il funnel marketing e portarlo nel suo settore, nella sua azienda che vende appunto, che è la CL Elettromedicali, che vende appunto prodotti medicali nel settore B2B. Ora, Denis, innanzitutto benvenuto in questa intervista. Grazie mille, Michele. Allora, ci puoi Allora. raccontare un po' la tua esperienza da imprenditore in un settore come il tuo e come hai applicato il funnel marketing al tuo settore per acquisire clienti e vendite? Allora, praticamente la nostra azienda da più di 40 anni si occupa di strumentazione appunto per la fisioterapia, fondamentalmente la riabilitazione ortopedica e cardiologica. Vendiamo strumentazione, vendiamo servizi di verifiche alle apparecchiature in un'area comunque abbastanza larga che è il Triveneto. La difficoltà che in questi ultimi 2 anni si è riscontrata è quella dell'approccio con il cliente, nel senso che la gente ha sempre meno tempo di ascoltarti e quello che faceva la differenza prima tra me e un competitor era appunto la formazione, cioè quello che io mi sono studiato nel tempo, l'assistenza tecnica. Queste erano le cose fondamentali che è vero, portavano ad avere un prezzo leggermente più alto, ma avevi un servizio impeccabile. Ma questo riuscivi a comunicarlo al cliente finale perché aveva il tempo e la voglia di stare ad ascoltarti. Questo tempo non c'è più. Questa è stata la difficoltà principale in questo ultimo periodo. Di solito si chiamava, si prendeva un appuntamento, magari 2 settimane prima, lo si dialogava insieme, ci prendiamo una mezz'oretta e parliamo di varie cose. Cerco di capire le tue esigenze, insomma, quello che si fa in un approccio a quattro occhi. Non essendoci più questa cosa, gli appuntamenti vengono sempre meno, ma addirittura spesso capita che prendi un appuntamento, ma mezz'ora prima te lo disdicono per i motivi più svariati. Quindi sentivo la necessità di riuscire ad approcciare, portare le mie conoscenze, anzi far capire qual è la differenza tra me e i miei competitor in un modo completamente diverso. Quindi è successo che mi è saltato all'occhio un video tuo, dove parlavi di questi funnel. Ho cominciato ad approfondire, sono arrivato al discorso del libro e quindi mi sono accorto che l'approccio, anzi più che approccio, il metodo, il pensiero doveva essere completamente diverso e poteva essere fatto in un modo, tra virgolette, che a me non piace, tra virgolette più virtuale, quindi attraverso i social, attraverso le mail. E quindi il pensiero è stato completamente diverso e mi ha completamente stravolto. Oltre al fatto che avvicinandomi al funnel ho capito che anche lo slang, anche la metodica di divulgazione dell'informazione doveva cambiare, non era completamente diverso, doveva proprio cambiare. Ecco come sono arrivato fondamentalmente al funnel. Ho partecipato a un tuo evento su Padova, una serata informativa, ho comprato il libro, quindi ho letto il libro Funnel Marketing Formula e poi sono arrivato al bootcamp. Ho voluto proprio dare un'ammazzata al modo di fare che avevo, e questo devo dire ha cambiato radicalmente il mio modo di approcciare l'informazione che voglio dare al mio cliente finale. Quindi tutto quello che prima riuscivo ad esprimere in mezz'oretta di dialogo su varie tematiche, adesso lo faccio in un modo diverso. Prima ero io che dovevo andare a elemosinare il contatto. Adesso, con questo modo di fare, capisco che attraverso queste informazioni sono loro che alla fine vengono da me a chiedere degli approfondimenti. Complimenti. Questo pian pianino si sta verificando. È stato difficile, è difficile tuttora, però pian pianino si muove qualcosa. Fantastico, bravo Dennis, perché non è per niente facile riuscire ad applicare strategie in determinati settori. Bisogna essere molto capaci, molto elastici e ricordo bene le difficoltà che hai avuto nel passare da un mondo tradizionale a un mondo in questo momento diverso. È stato molto bravo e Sì. capace. Ecco, ci vuoi raccontare un po' la strategia che utilizzi ora per creare lead generation, per creare appunto acquisizione clienti?
Allora, allo stato attuale io sto utilizzando attraverso la piattaforma ClickFunnels il funnel principale, che è anche quello che mi ha cambiato il modo di ragionare. Quindi fondamentalmente ho inserito, ho importato tutti quelli che sono i miei contatti attuali e la costruzione del funnel attraverso una pagina, diciamo, che veicola come posso dire, che veicola un'esigenza, quindi faccio nascere un'esigenza attraverso vari passaggi, ovvero una scala che porta il cliente finale ad interessarsi non tanto a un prodotto quanto a una informazione, quindi li porto attraverso dei corsi, attraverso dei corsi di formazione, li porto poi alla vendita finale. Quindi il processo non è immediato, il discorso della vendita a freddo, come dici tu, effettivamente non esiste più e a volte viene anche presa un po' in modo storto. Bisogna costruirla, quindi io lo costruisco in questo modo, il funnel attraverso Facebook, ma anche attraverso, ripeto, i miei contatti che ho già, i corsi. E poi eventualmente al corso può venire fuori il contatto finale per la vendita. Quello che mi piace di più sono le mail automatiche, cioè l'organizzazione, che non è assolutamente facile, l'organizzazione di contenuti di mail e che in automatico vengono inviati comunque a clienti che si sono, a potenziali clienti che si sono avvicinati al tuo funnel in vari modi, o attraverso una mail diretta o attraverso appunto il contatto Facebook. E io non faccio altro che riportare tutta la mia conoscenza in articoli. E quindi queste mail le ho copiate pari pari da quello che fai tu, e quindi tutto quello che io direi a quattro occhi lo riporto su carta. Questo è un impegno di tempo, non lo nascondo a nessuno, perché ci vuole tanto tanto tempo a riportare tutto con un linguaggio anche fatto bene. Però questo ci sono stati tanti miei clienti che già mi conoscono che mi hanno detto: cavolo Dennis, efficace questa cosa qua, viene presa bene. Ci sono stati errori di programmazione, sono stati errori di utilizzo della piattaforma, ma ci sta, però voglio dire che è un modo di ragionare, che a mio avviso porterà dei risultati. Sono fermamente convinto di questa cosa. Non sono ancora evidenti, però a chi vuole approcciare, io dico non desistete, perché il primo funnel che ho fatto è stato disastroso, sono arrivato al break-even, ci sono arrivato comunque senza tener conto di tutto il tempo che ci ho speso, però il secondo funnel, dove ho risolto dei problemi, anzi delle inesattezze, che avevo messo in campo con il primo funnel, ho visto che i risultati cominciano a essere diversi. Quindi, consiglio veramente, non questo prodotto, ma questo modo di pensare, perché io lo ritengo veramente un modo di ragionare diverso. Quindi è proprio l'impatto, il cambio di paradigma che trovi come principale risultato in quello che riguarda l'impatto della tua azienda. Ok, Decisamente, decisamente. vediamo un po' il tuo funnel, Dennis. Ok, allora questa è la pagina di opt-in, la prima che vede il potenziale lead. Io sto proponendo un corso di ecografia valutativa per i fisioterapisti, quindi sono partito da quelle che potrebbero essere le esigenze del fisioterapista, quindi i problemi che possono riscontrare durante un processo di riabilitazione. Ho portato alcune testimonianze di miei clienti che già approcciano a questa metodica. Qui sotto ho fatto ancora un brand statement della mia azienda, per poi arrivare alla pagina valore dove fondamentalmente do la soluzione di come un fisioterapista può oggettivare il suo andamento fisioterapico anche nei confronti del paziente. Quindi l'ho chiamata EcoPhysioImage come metodica, ho improntato il discorso su EcoGuida il tuo paziente alla risoluzione del problema, quindi messaggi un attimino così incentivanti. Indicato cosa proponiamo nel corso, quindi che cosa alla fine del corso acquisiscono i fisioterapisti o anche i medici fisiatri che vi partecipano, e ho voluto incentivare il tutto anche omaggiando durante il corso di un libro che vi può assolutamente seguire nel processo di acquisizione di questa metodica, e un breve riepilogo di come si svolgerà eventualmente la giornata con l'indicazione del sessione del mattino e mettendo in risalto, cosa che altri corsi non fanno, mettendo in risalto le esercitazioni pratiche, perché è una cosa che negli altri corsi non si fanno. Quindi i partecipanti vengono suddivisi per gruppi e hanno a disposizione un ecografo per fare pratica. Qui sotto ho inserito la parte di docenza.
eccellenza, quindi qui sono i docenti, una dottoressa che mi segue appunto nella parte pratica, io che invece introduco tutta la parte tecnica di come è fatto un eCorpo. E qui c'è eventualmente riepilogato dove si terrà il corso, qual è il costo del corso, e la raccolta fondamentalmente dei dati per l'iscrizione proprio fisica al corso. Certo. Questo è come è fatto. Bravissimo, ottimo, veramente un ottimo funnel, molto chiaro, molto immediato, ottima anche la strategia. Ok, ottimo funnel, mi piace di questo funnel la chiarezza del valore che offri in questa formazione, che è uno step che appunto permette ai tuoi potenziali clienti di diventarlo, perché nel momento in cui partecipano a un corso, vedono il valore che ottengono, ovviamente poi dicono ok, ma che strumenti mi servono? Pram, eccoli qua, ci sono io pronto con i miei prodotti. Quindi è un ottimo modo di valore e non il classico metodo urlato, compra i miei prodotti. Bravo Dennis, congratulazioni. So che hai dovuto parecchio uscire dalla tua zona di comfort per spostare il mindset, per spostare un po' le tue competenze, ma i risultati che inizi ad avere ti stanno premiando ed è solo inizio, quindi avanti tutta. Dennis, grazie davvero per questa piccola intervista. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Per la professionalità. Ok, a presto, buon lavoro. Grazie a te, ciao Dennis, grazie. Ciao.